Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 29 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Tranquilli, come nelle vostre corde. Giornata tranquilla, nonostante la fase iniziale della settimana. Sarà effetto di Marte, frenato in dodicesima casa, o di Saturno allo zenit che tiene tutto fermo. Tutto tranne il denaro, che con la luna in seconda casa vola via, che è un piacere. Non sarà meglio il pomeriggio quando la bianca signora cambierà albergo, altro luogo zodiacale ma stessa modalità, mani boccate. Intime confidenze con una persona speciale, saggia quanto basta per consigliarvi al meglio. Non siate testardi, però, seguite le sue dritte e non sbaglierete. Amori non corrisposti, illusione sul conto di persone che alla fine ci deluderanno. Sconfitte in amore, tradimenti, ma anche e soprattutto il consultante potrebbe essere innamorato di qualcuno impegnato, sposato, separato, divorziato. Anche i single potrebbero incontrare persone sbagliate o comunque impegnate. Giove vi metterà a vostro completo agio in alcune situazioni complicate dalle quali ne uscirete vittoriosi e con soddisfazione. Ottime possibilità per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro di concludere positivamente la ricerca, dovreste però cercare di allargare le vostre vedute e di cercare anche strade alternative. Se fino ad oggi avete ricevuto risposte negative da banche e finanziarie, da oggi, con Urano e Giove favorevole, potreste pensare di ritentare e soddisfare così il vostro bisogno di denaro liquido. Giove è in aspetto particolarmente favorevole, una buona giornata sotto molti punti di vista. Costruite la vostra giornata partendo dalle vostre certezze e cercate di sfruttare le occasioni che vi si presenteranno. Rirotni in vista e possibili. Purtroppo non torneranno solo le persone ma anche le pene, soprattutto in amore. Sarete in apprensione per un caro amico. Attimi di pura distensione con qualcuno con cui in precedenza avevate discusso e non poco, questo dovrebbe bastare per giungere a un chiarimento e determinare un accordo. Oltre ad avere punti di vista completamente diversi con alcune persone, il vostro umore di giornata non vi consentirà di creare quel clima necessario a dare distensione al rapporto con questi amici o colleghi. Ottime possibilità di realizzare un desiderio che coltivate da tempo. Fate attenzione a una persona invidiosa che vi circonda e che oggi potrebbe tirarvi qualche tranello. Non avete molta scelta, dovrete imparare ad osare meglio le parole e a misurare i giudizi che andate facendo. Spesso chi vi circonda resta perplesso e non sa spiegarsi i vostri comportamenti. Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative, quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. In amore tirate fuori le unghie e tutto il vostro fascino per far cadere ai vostri piedi la persona che desiderate, non lasciate nulla di intentato. Tutto ciò che riguarda il lavoro lo potete risolvere nel modo più civile possibile, basta discutere con toni pacati. È il momento di sfruttare il vostro surplus di energie in modo da avvantaggiare la vostra attività, una maggiore aggressività non guasterebbe. Orizzonte dei transiti buono con la luna che vi gratifica dal Cancro. La nuova posizione del luminare femminile, ricettivo, capace di conciliare la vita familiare, vi dispone a ricevere i doni della buona sorte che oggi vi arriveranno. Ospitata nel suo punto di eccellenza, la luna vi aiuta a mettere ordine in ciò che avevate lasciato in sospeso, mettendo la parola fine dove era necessario. Saturno in acquario, in angolo non positivo per il vostro segno tecnicamente, vi obbliga a non poter seguire tutti i vostri interessi sportivi, le attività in cui amate mettervi alla prova, specie se avete la possibilità del contatto col mare e se siete nati nella terza decade. Nati sotto il segno del Toro dovrebbero affrettarsi a risolvere un piccolo problema familiare o personale entro giovedì, sarà meglio chiarire tutto quello che non va. Il vostro segno zodiacale potrebbe essersi ritrovato nel centro delle polemiche, delle tensioni. Un cielo importante arriverà non prima di domenica. Prendete delle decisioni differenti rispetto al solito, specie per quel che riguarda il vostro attuale modo di vivere. È importante adeguarsi a nuove condizioni, che potrebbero comportare delle rivoluzioni.
Non dovete fare e disfare, dovete soltanto cercare di dare un nuovo impulso, che rispetti voi stessi, ma anche che rispetti quello che vi siete imposti. Per migliorare nei prossimi mesi. Mattinata malmostosa, buona solo per andare a spendere soldi o pagare tasse, bollette, more. Insomma tutto quanto è votato a svuotarvi tasche e casse, parola della luna in seconda casa, appunto la banca dell'oroscopo, mentre Saturno alto nel cielo allo zenith non fa sconti. Partire bisogna recita una vecchia canzone popolare, ma nel vostro caso il verbo partire andrà sostituito con il verbo pagare. Stanchezza già appena alzati, colpa di Marte in dodicesima casa, la ripresa arriva col calo di temperatura serale e l'approdo della Luna nell'acquatico segno del Cancro amico del vostro, anche se siete a dieta concedetevi almeno un bel gelato. Amore ed Eros. Possessività connaturata al vostro essere il partner la sopporta facendo finta di nulla ma sotto sotto non gradisce. Penalizzante l'assoluto disinteresse per il gioco erotico, giustificato dalle temperature torride, ma attenti a non prendere questa scusa per coprire una realtà di fatto, uno spirito bacchettone che di certo non si addice alla sensualità del vostro segno. Lasciatevi andare alla dolcezza dei baci, tanto vi piaceranno che dimenticherete afa e stanchezza. Cari Toro, siete pensierosi, ultimamente il lavoro vi assorbe completamente e arrivate a sera stremati, sfiniti. In amore non precludetevi una conoscenza, potreste essere piacevolmente sorpresi. I pregiudizi infatti sono sempre sbagliati. Avete l'assoluto bisogno di pensare più lucidamente alle cose se volete risolvere i problemi di cuore. Affidatevi alle persone che vi conoscono meglio e che vi possono aiutare a prendere la strada migliore. Una fase di fusione sentimentale nella vita affettiva vi attende per oggi e anche per tutta la giornata di domani, con la luna in angolo felice per voi. Se siete single non vi tirate indietro di fronte a un invito che vi viene fatto da una nuova cerchia di amicizie. Promette di farvi conoscere una persona che diventerà significativa per voi. Lavoro e denaro. Denaro protetto, tra commercio e guadagni rimpolpate il gruzzoletto perciò potete anche concedervi qualche sfizio, sempre con moderazione perché il superio vi controlla e trascrive su un quaderno le spese fatte senza riflettere gli acquisti inutili. Stop al consumismo e alla globalizzazione, per salvarsi il pianeta deve cambiare registro e subito. Perciò voi che vi professate ecologisti e amanti della natura dovreste essere i primi a darle una mano. In questa giornata potrebbe esserci un po' di confusione nel vostro ambiente lavorativo e potrebbe essere messa in discussione la serietà di tutti. La vostra professionalità dovrà invece essere più che evidente. Con la vostra competenza siete i primi a brillare in ambito professionale, insegnando spesso ad altri colleghi inesperti con il buon esempio che date. Lo farete anche oggi e ne riceverete apprezzamenti. Benessere. La stanchezza si vince muovendosi, passeggiando con calma, o se siete in vacanza concedetevi una nuotata in piscina e vedrete che pian piano l'energia tornerà a salire di livello. Anche l'alimentazione ha la sua importanza e voi, ottime forchette, dovreste saperne qualcosa, nel piatto alimenti freschi, verdure grigliate, insalate, cereali, formaggi freschi, meglio di capra, e a colazione o merenda frutta fresca a volontà. I vostri piccoli disturbi potrebbero essere totalmente risolti grazie alle nuove scoperte della tecnologia. Tutto è bene quel che finisce bene. Per lei, svogliate, chi ve lo fa notare non ha tutti i torni, peccato che voi la prendiate male chiudendovi ancora di più in voi stesse. Qualcosa di buono, però, c'è. Almeno non caricate. Per lui, se passate da una libreria non riuscite a vincere la tentazione di entrarci. E fosse solo quello. Ne uscite dopo un paio d'ore, carichi di pacchetti come Babbo Natale. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 5. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.